Seconda sconfitta consecutiva, quinta della stagione, per un Avellino che sembra aver smarrito la retta via. A Picerno, in un'atmosfera glaciale, Michele Pazienza ha dato fiducia a Sgarbi, escludendo dal tandem d'attacco il capocannoniere Gori. Una scelta che si è rivelata poco felice, per il semplice fatto che l'ex Sudtirol ha giocato con un tutore alla mano sinistra, ma soprattutto la paura addosso di farsi male. La sconfitta di Picerno, tuttavia, non ha un solo colpevole, ma un intero gruppo messo subito sotto pressione dalla squadra avversaria, guidata da un Murano, con il dente avvelenato, ma non si sa per cosa. L'attaccante lucano al 17esimo ha preso il tempo ad un distratto Mulè, ottenendo l'1-2 da Sant'Arcangelo. Il tocco a beffare Ghidotti ha fatto seguito ad un'esultanza polemica che poteva tranquillamente risparmiarsi. Sotto di un gol, ma soprattutto sotto ritmo, l'Avellino ha reagito solo con un colpo di testa di Marconi, che Merelli è stato bravissimo a sventare. Tutto qui il primo tempo, caratterizzato da tanta confusione. Nella ripresa, Michele Pazienza ha provato a stravolgere l'assetto, con Rigione dietro, una linea mediana e Sgarbi sulla sinistra, a supporto di Gori e Marconi, mosse che non hanno sortito l'effetto sperato, perché il Picerno ha preso addirittura la mediana, minacciando a più riprese Ghidotti con Vitali e Sant'Arcangelo. Quest'ultimo, al 58esimo, ha trovato il modo per chiudere il match, eludendo Rigione e Mulè apparsi nelle circostanze non esenti da colpe. La gara è praticamente finita qui, anche se Ghidotti ha evitato un passivo più pesante su Allegretto e nel finale, quando stavano per scorrere i titoli di coda, Armellino ha provato a salvare almeno l'onore.